Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in diretta sulla pagina Facebook. No, sto scherzando, perché insomma, con Leo avevamo così parlato l'opportunità di fare anche una diretta, poi in realtà abbiamo riconvertito nel caffè pomeridiano qua a Edimburgo, e così è un po' un formato nuovo che vogliamo anche sperimentare, quindi magari viene un disastro. O la va o la spacca. Sì, intanto voglio dire. abbiamo un bel caffettino, Guinness ovviamente nascosta, e no, era un po' l'occasione per parlare di questi tanti anni in azzurro. E bene che non hai detto troppi. No, beh, troppi lo diventeranno a breve. E andare un po' a ritroso, insomma, da questi 100 caps fino a, beh, almeno fino a che mi ricordo io, l'ho scritto anche sul mio Facebook, al primo raduno assieme, lui ovviamente da rugbista, io facevo l'addetto stampa dell'Italia Under 21 di Andrea. Non facevi niente. Cavinati. Come tutto. Giusto. E così andare un po' attraverso questa lunga, no, Leo, avventura in maglia azzurra. Sì, è passato tanto tempo, però devo dire, guardano, ovviamente ogni tanto si parla in raduno con alcuni ragazzi, soprattutto con quelli con più esperienza, con più anni alle spalle, come Sergio, come Ale. Onestamente la passione non è cambiata, sono cambiate tantissime cose, cambiate generazioni di giocatori, cambiato il rugby, però insomma la passione non è cambiata, anzi la voglia di godersi questo sport a 360 gradi assolutamente non è cambiata, nonostante ovviamente il tanto tempo passato. Sì, non so se è una specie di processo osmotico che avete tu e Zanni, perché credo che siate in stanza assieme dall'Under Nazionale d'Italia, Under 18, insomma, una roba brutta, però come a livello di alimentazione, a livello di allenamento, a livello di cura della propria persona, l'igiene magari la lasciamo perdere, perché ieri sono entrato in stanza vostra, era una roba drammatica, però su quello non l'ho ancora educato, no, però sto parlando seriamente, cioè quanta attenzione ci vuole per garantirsi una longevità? Ah, tanta, sempre di più, onestamente. Il rugby di adesso è completamente diverso rispetto al rugby quando ho esordito io nel 2006. Parliamo di uno sport, non dico completamente diverso, però insomma è uno sport diverso. C'è molta più attenzione, più professionalità, l'intensità di gioco è totalmente cambiata, la fisicità e di conseguenza il lato ancora più professionale d'atleta a 360 gradi, che l'alimentazione, il riposo, l'allenamento, tutto il resto ormai è curato nei minimi dettagli, e per avere risultati e longevità ad alto livello è fondamentale rispettarli nel migliore dei modi. Senti, parlando di, cioè, tu giochi in Francia da 3 anni ormai. Sì. E, cioè, sappiamo un po' tutti. Tanto io mi godo l'espresso. Sì. È buono, eh? Acqua. Acqua sporca. E, insomma, sappiamo tutti quello che è successo negli ultimi anni: 3 casi di ragazzi giovani. L'ultimo era nel club di Sergio, no? Che sono morti a seguito di incidenti di gioco. L'Equipe ha anche scritto: il rugby è sempre, a me ha colpito abbastanza, ha scritto: il rugby è sempre stato uno sport duro, e poi si interrogava: è diventato uno sport violento? No, come, non credo. Come l'hai visto cambiare da questo punto di vista, e quanto oggi anche la fisicità, questa cura per la persona, sta magari diventando troppo esasperata? Non lo so, ma guarda, no, non credo violento, anzi credo che sia ci siano molte più regole, e ancora di più si cerchi di rispettare
i valori e diciamo l'immagine d'atleta anche in campo, quindi sono molte, molte tutele che sempre di più entrano in questo sport e ovviamente ci sono l'inserimento anche di numerose regole che cercano di tutelare la salute del giocatore di rugby. Però, come ho detto prima, è aumentata enormemente la fisicità, l'intensità di gioco, i giocatori sono sempre più performanti, più veloci, più fisici e gli impatti non è più come magari quando ho esordito io, che placavi in una partita 4-5 volte e adesso ti trovi a fare 15-20 placaggi in una partita internazionale, quindi è quadruplicato il numero di lavoro, la mole di lavoro e probabilmente bisogna curare di più la tecnica e credo che questo sia un aspetto fondamentale da ragazzini, è importante curare sempre di più la tecnica che ti permette magari in determinate situazioni di fra virgolette uscirne fuori perché ovviamente il gioco è sempre più intenso, però attraverso una giusta tecnica come la tecnica del placcaggio ti permette di mettere magari la testa nel posto giusto e quindi di evitare magari alcuni traumi. Comunque alla mattina a 34, dai, se dico 35 ti offendi, fa più male alzarsi la mattina. Fa molto più male. Mettersi i famosi calzettoni da rugby prima di entrare in campo la mattina, ecco, quella è l'immagine più difficile. Beh, ma ecco, mi sono sempre chiesto, visto che non ho mai... Cos'è non che... Non hai mai fatto niente. No, esatto, né al lavoro né nello sport. Quindi, cos'è, prima parlavi di passione, no? Quanto incide nel continuare ogni mattina a farti tenere il focus su quello che è comunque il tuo lavoro ed è un lavoro che ti fa male, magari non sempre ti dà le soddisfazioni in base a quello che tu investi nel lavoro, no? Insomma, parlo qua magari in nazionale dove la percentuale di vittoria è bassa, ma anche al club, insomma, tu... Ora non mi ricordo, hai vinto un titolo in 15 anni, 16 anni, hai vinto fondamentalmente uno scudetto a Calvisano, forse uno un titolo a Treviso, con l'Ester e uno a Treviso. A Treviso. E sì, poi siamo con l'Ester, siamo arrivati semifinale di campionato tutti e due gli anni, con Tolosa l'anno scorso terzo, una semifinale di Champions, però sì, ecco, mi manca un titolo pesante. Più pesante, sì. E, guarda, ovviamente come tutti gli sport ad alto livello soprattutto l'aspetto mentale fa una grandissima differenza perché uno può avere talento, può avere capacità, può essere portato, ma poi è la testa che fa la differenza, è carattere, vuoi metterci dentro tutto, ci puoi mettere dentro carattere, tenacia, combattimento, ci puoi mettere tante cose, però è la testa che fa la differenza e ancora di più ovviamente a questi livelli e ancora di più quando i tempi di recupero sono sempre più difficili, quando vai avanti un po' con gli anni e quindi devi essere sempre più preciso però sì, ecco, è una passione, l'ho sempre vissuta come divertimento prima di tutto e quindi nonostante sia molto molto duro è sempre un piacere anche svegliarsi le domeniche mattina con questi dolori, perché quando non ce li hai, quando magari sei fuori per infortunio o altro, un po' ti mancano. Una volta mi ricordo, ne parlavamo o l'avevo letto in qualche tua intervista, dicevi, ero un bambino turbolento, quindi mamma ha prima portato te, poi tuo fratello a sfogarvi. Sì, avevo provato un po' di sport. Provato a immaginare questo bambino turbolento, però come si... No, ero pieno di energia, avevo provato alcuni sport, ma ho questa immagine dei miei genitori che mi dicevano sei stato ad allenamento fino adesso e torni che sei più agitato di prima e finché non ho trovato, calcio, avevo provato basket, nuoto, un po' calcio, ma no, mi piaceva di più giocarlo con gli amici così che praticarlo poi come sport e poi il rugby e da lì mi ricordo ancora il primo giorno d'allenamento, quindi è stato un amore a prima vista e mi ha aiutato molto, devo dire, mi ha aiutato molto come,
come crescita personale, come alla guizza, primo allenamento. Freddo. No, c'era un po' di fango. Era il primo di era settembre. Ti rotolavi, eri libero in un campo enorme. No, era bello. Mi sono divertito da subito, mi è piaciuto da subito. E poi, ovviamente, pian piano ho scoperto tanti aspetti che mi hanno aiutato molto come crescita come crescita umana. E adesso vedo che anche con i figli, con mio figlio soprattutto, che ha una bella energia, capisco come si sentivano i miei genitori qualche anno fa. Quindi è un altro bambino turbolento, il piccolo. No, turbolento è brutto da dire, dai. È pieno di energia. Cioè, non è che ce lo ritroviamo qua fra qualche anno. Non lo so, sarà libero di fare quello che vuole. Invidio la gente come te che non fa niente dalla mattina alla sera. Vediamo. Sicuramente farà dello sport. Porta a pisciare il cane la mattina. Fai scendere il cane, come si dice. Ora si può dire, no? Scendi il cane o... Così era l'altro. E cosa ti volevo dire? Beh, visto che siamo qua al caldo, per fortuna, dentro Edimburgo, non mi ricordo, tu nel 2007 non c'eri perché eri con la... Ero con l'A. Avevate pareggiato aperto, pareggiato, una bella partita, e poi ho raggiunto il gruppo della Nazionale Maggiore la settimana dopo. Per il Galles. La domenica, tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, la domenica per il Galles. O la domenica e lunedì. E io avevo la varicella. E tu? Non mi ricordo di te. No, però vabbè. Ci conoscevamo già. Ma non mi ricordo di te in quel momento. No, io purtroppo sì, perché c'avevo le bolle. E poi avevamo il Galles ed ero in panchina la settimana dopo col Galles. Invece nel 2015, se ricordo bene, c'eri, hai fatto i 50-60. Sì, ho iniziato la partita, poi Manici è entrato nel secondo tempo. Un po' di ricordi di quelle due vittorie, la prima magari vissuta un po' per interposta persona, perché sei, come dicevi, entrato nel gruppo dopo. Sì, la prima l'ho vissuta la notte che sono arrivato, perché ancora si festeggiava quando siete arrivati poi dalla Scozia. Io ero già arrivato insieme ad un altro ragazzo dalla Nazionale A, e ricordo i rumori nella notte quando siete arrivati, però sì, era un bellissimo gruppo, onestamente, la Borghesiana è un bellissimo gruppo, perché poi tra l'altro ho avuto l'opportunità di andare in panchina la settimana dopo, e insomma è stata tra l'altro partita vinta anche quella, è stata una bellissima esperienza, un bel gruppo molto solido, molto unito, che poi è andato fino al mondiale di quell'anno, che per veramente niente, proprio contro la Scozia, non siamo riusciti a passare i quarti di finale. Quindi bel ricordo di quel gruppo, e un bel ricordo ovviamente della partita storica, perché anche quella è stata una partita storica nel 2015, la vittoria qui. Arrivata alla fine, sofferta, non che noi abbiamo mai vissuto delle partite, delle vittorie facili, no, non ci piace, è sofferta fino all'ultimo, quindi... Forse il Portogallo, 83-0. Ma neanche quello all'Aquila. No, no, non, L'Aquila. No, non Parigi. Sì. Parigi. No, neanche quello, un po' più sofferto. Vabbè, almeno abbiamo più cose da raccontarci, no? Pensa agli All Blacks, poverini, vincono quasi sempre... È banale, no? Mi devi incontrare talmente tante. Bisognerebbe chiedere le cose. Probabilmente iniziano più tante. Ma cosa ti voglio dire? No, tu hai fatto parte, no? Ci riflettevo prima, di una Benetton Treviso, secondo me molto simile a quella che c'è ora. Insomma, una squadra che è arrivata a essere piuttosto dominante in Europa. Poi, insomma, magari un ciclo che è andato un po' esaurendosi e che ora è stato assolutamente rilanciato. Tu nel mentre sei andato fuori a Leicester e a Tolosa, ecco, da fuori oggi qual è la percezione che ad esempio in un club come Tolosa c'è del rugby italiano? Ma guarda, la percezione è buona, ovviamente i risultati sono importanti, i risultati che sto ottenendo a Treviso sono fondamentali per il nostro movimento,
anche quello lavoro che stanno facendo alle Zebre, hanno più difficoltà in questo momento per una serie di motivi, però anche l'anno scorso, se penso alla stagione che hanno fatto, hanno in tantissime partite sono arrivati a uno o due punti di differenza e questo fa sicuramente la differenza, perché nel senso che è importante essere competitivi sempre e ovviamente portare a casa le partite. Vedo appunto come hai detto te, questo gruppo di Treviso con grande, li ho visti in queste settimane di raduno con grande confidenza, con una visione e una preparazione diversa delle settimane, ed è fondamentale. All'estero c'è stima verso l'Italia, verso tanti giocatori italiani. È ovviamente un rugby diverso da fuori, perché se parliamo del campionato francese, sono 14 squadre del campionato francese che sono tutte professionistiche, con budget e con una cultura, con un seguito differente. Però ecco, sicuramente non ci sottovalutano. E quindi insomma, da un po' di tempo a questa parte mettono tutte le squadre la migliore formazione possibile contro di noi, perché sanno che l'Italia nella massima sua espressione, giocando al 100%, potrebbe veramente impensierire e ovviamente in relazione alle partite battere la squadra avversaria. Sempre un po' da expat del rugby, no? Rispetto a quando sei andato via tu, o anche ancora prima quando è andato via Sergio, detto proprio banalmente a un ragazzo giovane di 23-24 anni in questo gruppo, meglio rimanere a Treviso alle Zebre e fare un percorso lì, meglio andare fuori, sono due percorsi differenti che possono avere lo stesso arrivo? Non lo so, è veramente una... Guarda, tu è difficile. Tutte e due, quindi non credo che ci sia una verità assoluta. No, devo dirti la verità, è difficile perché bisogna, secondo me, calcolare tanti aspetti, prendere in considerazione tanti aspetti. Adesso credo, abbiamo parlato di Treviso, che abbia una struttura ormai avviata, formata, che sta ben rodata, che sta dando dei risultati, e credo che stiano lavorando non solo per il presente ma anche per il futuro, e quindi stiano progettando bene le cose da fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e vedo che i giocatori di Treviso si trovano bene, lavorano bene e portano a casa i risultati, ed è importante. E l'esperienza all'estero la consiglio assolutamente a tutti, purché siano fatte ovviamente dei ragionamenti prima. Ci sono dei ragazzi che purtroppo sono andati all'estero e non hanno, e sono tornati dopo poco, perché non hanno avuto la possibilità di viverla al pieno l'esperienza, vuoi per questioni tecniche, vuoi per altre ragioni. È importante trovare la soluzione migliore se si va fuori, perché ovviamente fuori, in Inghilterra, in Francia, è più difficile, la competizione è ancora più alta e da te ovviamente richiedono molto di più, magari rispetto a un giocatore che è giovane, che viene fuori dalla loro accademia, perché ovviamente sei un giocatore straniero che viene preso per fare la differenza e devi fare la differenza. Quindi se non la fai, è la devi farla per farla, andare fuori per andare fuori, se si va fuori con un contesto che ti permette di crescere sotto tutti gli aspetti, assolutamente sì, perché è un'esperienza enorme, ti permette di vivere una cultura diversa, un rugby diverso, una lingua diversa, e ti aiuta assolutamente. A me ha aiutato molto, però sono andato in un momento in cui pensavo di poter fare la differenza realmente anche fuori, e quindi in un momento avevo avuto delle opportunità anche prima, ma ho sempre pensato che dovevo sentire un po' il momento giusto per andare via, e che doveva arrivare la proposta, diciamo, che mi avrebbe permesso di crescere a 360 gradi. Senti, ormai ho un'età, non voglio insistere, ma insomma, 100 caps, 34 anni, gli anni passano, i bambini crescono. 34 anni. E
è arrivato, penso sia anche un po' il momento in cui uno arriva a chiedersi cosa fa dopo, no? Perché sta roba poi, bene o male, per chi non fa niente come me, continua pure, è facile, continua a farlo. E per te finisce, insomma, un anno, due anni, tre anni, augurandoti lunga carriera, toccamenti vari, però insomma penso che anche magari sabato quando entri in campo da solo a mare, che centesima partita, un po' di flashback a tutto quello che è stato, ma anche un pensierino a quello che arriva dopo, lo farai, no? Non credo sabato, però non credo sabato, però guarda, da tanti anni ormai che ci penso, onestamente. Ho sempre pensato che il rugby, e ho sempre vissuto il rugby al 100% ogni giorno, ma ho sempre pensato al rugby come una passione, ovviamente, tra virgolette, passeggera, perché sappiamo bene che la vita di un atleta e di un giocatore di rugby di alto livello non può andare oltre una certa età per forza di cose, e quindi ho sempre cercato un po' di vivere e di crearmi delle vie parallele, delle strade parallele, e un po' anche per passione, perché ho una laurea in economia, e l'ho, diciamo, lo non per vantarmi, si spera, ecco, che qualcuno lo assuma, no? No, ma mi ha aiutato molto anche studiare, perché mi aiutava un po' a staccare dalla routine, dalla vita di atleta, e anche un po' per ampliare la mente. So che te non sai cosa voglia dire, ma dopo te lo insegno. Hai fatto yoga, hai fatto queste cose? No, ecco, yoga no, però altre cose sì. E anzi, mi piacerebbe continuare a studiare. È da un po' di tempo che cerco di iscrivermi a un master, per una serie di motivi non ce l'ho fatta. Adesso dovrei nei prossimi 12 mesi riuscire a farlo, e quindi diciamo ho seguito la passione parallela, che allo stesso tempo magari mi può servire per un futuro. In management dello sport? No. E c'è anche l'opzione dello sport, però mi piacerebbe di più il management, un MBA internazionale, che poi, perché no, utilizzarlo anche nello sport. Certo, di questo avrei bisogno, di avere Ghiraldini che mi comanda per tutta la vita, buona cosa. Non saresti finito, sarebbe la tua fine. Me ne vado, insomma. Quando abbiamo fatto la presentazione del torneo a Roma, sia Connor sia Sergio hanno un po' detto è il torneo più difficile di sempre, ed effettivamente seconda, terza, quarta, settima del ranking, la Francia nona. Tu ti ricordi un torneo così competitivo? Uno. E due, realisticamente cosa ti aspetti tu? No, non come Leonardo, ma insomma come parte di questo gruppo da questo torneo, perché effettivamente se uno guarda il ranking è tosto. Sì, allora ti rispondo dicendo che non ho mai vissuto un torneo facile, e quindi non ho mai giocato una partita internazionale semplice, quindi sicuramente sarà un torneo molto molto complicato e intenso, con squadre che sono cresciute in maniera enorme negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e mi aspetto un'Italia cresciuta sotto molti aspetti, perché è vero che siamo una squadra giovane, è anche vero che ormai da un po' che siamo insieme e c'è esperienza internazionale. E i giocatori, nonostante la giovane età, hanno esperienza a livello internazionale, e quindi mi aspetto un passo in avanti assolutamente. E si parla sempre della progettazione del futuro, di quello che finalmente, magari dopo un po' di anni in cui ci siamo persi come rugby italiano nella progettazione, finalmente adesso c'è una grande grande lavoro, si sa la strada che si vuole prendere, che si sta lavorando quotidianamente per far sì che appunto sia i risultati arrivino anche nel medio e lungo termine. Però io sono uno dei primi, l'ho detto sempre anche a Conno, sono uno dei primi che vuole vincere subito e crede che si possa, anche perché ripeti che a 34 anni è l'ora.
No, e quindi credo che ci sia l'opportunità di portare a casa dei risultati. Allo stesso tempo credo che mi aspetto un'Italia che gioca il suo rugby e che competa in tutte le partite. E questo è fondamentale. Poi il risultato deriva da una serie di fattori, di diverse cose, ma devi arrivare... Non sempre riesce, però diciamo che la tua prestazione è fondamentale e mi aspetto delle prestazioni di alto livello, perché credo che nonostante tutto siamo una squadra cresciuta, matura e abbiamo bisogno, tutti hanno bisogno di risultati, e quindi... A proposito di strade da prendere, no? L'altro giorno a Los Angeles c'è stata una nuova riunione su quella che è la Global Season e così la direzione che potrebbe prendere con questa World League. Tu sei, se non sbaglio, anche un po' nel gruppo dei membri della International Rugby Players Association, no? Nella federazione. Sì, ho presenziato l'ultima riunione. Così, dal vostro punto di vista, pensare in qualche misura di prolungare la stagione internazionale, avere, al di là del cambio delle finestre, che probabilmente andranno a luglio, a novembre, e tu come... Qual è il tuo punto di vista sul rinnovo delle finestre? Non è facile, è un ragionamento che è stato fatto da tempo, e a novembre ho presenziato all'ultima riunione con i vari rappresentanti dei giocatori di tutto il mondo, con la World Rugby, tra l'altro c'è stata una riunione, una discussione. Credo che alcune cose siano assolutamente positive per aumentare la competitività di tante squadre a livello globale, e quindi con scontri diretti tra squadre magari vicine a livello di ranking, in modo da aumentare anche l'appeal di seguito, e quindi credo che sia un sistema basato un po' sulla meritocrazia, quindi con dei mini tornei, diciamo, internazionali, che ti permetta poi di arrivare a novembre, come è stato poi definito più o meno, con delle semifinali e finali con le giocatori, sì, con in relazione ovviamente ai tipi di partite, di tornei che hai fatto prima, però diciamo aumenta un po' la competitività, magari per far crescere anche le squadre emergenti. Può essere interessante. Comunque tanto parliamo, mi sembra, a partire da dopo 2000, la Coppa del 2022. Sì, 22, insomma. Credo, 21-22. Quindi è un problema degli anni. Non è un problema mio. Beh, per fortuna il caffè... E forse finito. Neanche tuo, comunque. No, ma sicuramente no. E caffè finito. Finito. In mezz'ora ce l'abbiamo fatta a bere questo caffè. Buon centesimo cap a Ghira. Ghirardini. Ancora ogni tanto le convocazioni Ghirallini, Ghilardini. Soprattutto lo sbagliano i giornalisti. Eh sì. Colpa mia. Colpa tua. Grazie, Leo. Grazie a te.